Allora, vediamo di fare, insomma, di usare noi la testa in altro modo e di giocare come il gioco ci sta dicendo di dover giocare, ovvero lunga distanza e spam India HE. Perché a quanto pare è così che ci si diverte adesso su World of Warships. Vediamo se è vero. È che non è tanto divertente così. Ma come? Non è vero, Cheeky Max. Ma cosa stai dicendo? Vedrai che ci divertiremo tutti quanti un sacco questa partita. Assolutamente garantito. Adesso vedi. A me non piace? No. A te piace, ma tu non lo sai ancora. Guarda che gli sviluppatori del gioco sanno cosa piace alla player base. Per questo che stanno sviluppando un sacco di navi HE Spammer, portieri, sottomarini. Perché questo è quello che piace ai giocatori. E chi pensa che non sia così, sbaglia. Fra underscore lake just resubbed for 1 month. Fra lei, grazie mille per l'abbonamento Prime, molto molto apprezzato, grazie mille. Assolutamente. Voi pensate di non apprezzare questo tipo di gameplay, ma in realtà c'è del ragionamento dietro, assolutamente. Se continui ad allontanarti dalla fronte, il prossimo passo è una CV. Ma infatti, è la naturale evoluzione di ogni giocatore di World of Warships finire su una portaerei a un certo punto, perché capisce che giocare una portaerei è terribilmente più tranquillo, non ti fa salire la pressione, non ti fa sudare, sei così calmo, rilassato, che uno dice, cazzo, avessi scoperto prima questa classe veramente incredibilmente semplice e tranquilla da giocare, l'avrei fatto prima. Ed è quello che finiscono per fare più o meno tutti quanti. Prima di disinstallare il gioco. Ok, siamo arrivati al limite della linea C, ragazzi. Questo è il nostro limite, non possiamo andare oltre. Questo è il nostro limite, c'è una barriera invisibile che ci impedisce di andare a oltre. Voi non lo vedete, ma io la vedo. Assolutamente, siamo già quasi troppo avanti. Il nostro ruolo di corazzata. Le corazzate stanno indietro e fanno da tappezzeria sullo sfondo della mappa. È questo il ruolo delle corazzate. Ora ripariamo l'incendio singolo, come tutte le giocatrici di corazzate che vedo in partita. Tanto non verremo mai messi a fuoco un'altra volta, visto che non succede agli altri, non succederà neanche a me, sicuramente. E spariamo HE da 20 km o più. Attenzione, eh. Visto? Occasionalmente, ma solo occasionalmente, possiamo sparare AP, ma non credo che sia questo il caso. Bom, ciao Marsiglia. Non abbiamo ancora messo un incendio, nonostante i nostri 10 colpi a segno. Ora spariamo HE sulle corazzate, perché è una cosa molto utile da fare. È così che si vincono le partite. Qua purtroppo c'è un DD che ci sta spottando, che ci sta anche lanciando dei siluri probabilmente. Nonostante noi stiamo adempiendo pienamente al nostro compito, ovvero stare indietro e non fare una mazza. Ok, finalmente un incendio. Due incendi. È così che si gioca, ragazzi. Cosacco.
Allora ci danno un Lion e un Iowa. Sono assolutamente il nostro bersaglio prioritario. Prepariamo sto caspita di motore. Potremmo anche sparare i DD, ma secondo me è solo tempo perso. Proiettili sprecati fondamentalmente. Però per fregarci una kill facile potremmo farlo. Chi lo sa. Vediamo. Quasi. Abbiamo rotto l'unico tubo inaccessibile al Cossack. Sicuramente ha apprezzato questa cosa. So che sembro vicino al cap, ma in realtà sono a tipo 20 km dalla nave più vicina a cui posso sparare. Quindi niente, niente panico, ragazzi, eh. Non siamo ancora in pericolo, non vi preoccupate. Peccato che non hai l'aerospottino. Ma guarda, la Thunderer non penso ne abbia bisogno. Decisamente non ne ha bisogno, te lo posso assicurare. Paravia 30 km, ma infatti, cioè, quella dispersione che ha sicuramente sarebbe stata una nave ancora più rotta di quanto non sia già, quindi direi che non ce n'è assolutamente bisogno. Voi che dite? Ah, Lion, Lion. Questo qua sta sparando a P. Ma no, ha sbagliato tutto questo qua. Nah, Lion. Non ci siamo capiti. Ormai si spara solo con le HE. Non ha ricevuto il promemoria questo qua con la Lion. Bam. 8000 e incendio. Voi potreste dire, sì, ma è inutile fare incendi su una corazzata inglese come la Lion che ha la super cura della vita. E invece è utile a noi perché ci fa un sacco di danno questa cosa qua e ci aumenta l'autostima. Importantissima l'autostima. Guarda che Agarro si mangia un siluro random e esplode. Boom. Nevsky, vogliamo andare un po' avanti? Che dici? Ok, l'Iowa si è riparata. Stiamo perdendo abbastanza nettamente la partita. Qua con l'Iowa è la che dice: questo qua con la Thunder è un abbaccio qualunque che spara soltanto a HE. Gli do il fianco, tanto cosa potrà mai succedere? Come dargli torto d'altronde? Qualcuno non ha apprezzato molto, secondo me. Lo so, abbiamo infranto le regole, ragazzi, lo so, però era per una buona causa.
Ora, il problema è che abbiamo quello Yugumo dietro, ci sta dando la caccia. La nostra portiera dorme, ma questo non è una novità. Un colpo di incendio, buono. Oh, sto con la Lion, ce le ha su con le Appia comunque. Non so che cosa gli hanno fatto. La prima corazzata inglese che vedo che spara con le Appia tutta la partita praticamente. Dai, mettili lo sto incendio permanente. Dai, Thunder, credo in te. No. Un'eterna delusione. La Bismarck sì, però, eh. Visto che belli che siamo, che giochiamo vicino alla nostra portiere. Portiere che dormiva comunque, per la cronaca. Altri due incidi sulla Schlieffen. Quanto skillati siamo, ragazzi? Da 1 a 500.000. Portare si mangerà la Yamato. Forse, forse no. Il mio unico problema è lo Yugumo, che non sappiamo né dov'è, e non abbiamo neanche proprio modo di spottarlo, quel tizio. Ah, eccolo lì. Ok. Ma quanto ci sta divertendo questo qua con la Bismarck, ragazzi? Troppo, secondo me. Sarebbe un peccato se qualcuno gli mettesse l'incendio non appena ha finito la sua risposta di riparazione, giusto? Lo dico come è morto. Bene. Adesso che facciamo un Withered, che è un achievement molto difficile da fare con la Thunderer. Abbiamo anche il 10% in meno al tempo di ricarica. Ma quanto be che bello è giocare così, ragazzi. Indescrivibile. Che sensazioni proprio. Possiamo portarci a casa la Lion? Buono. Sarebbe bellissimo portarsi a casa anche la Bismarck, ma penso che qualcuno ce la fregherà. No! Maledetto Yoshino, questa è la mia partita per fare le 3 kill. Che palle. Emperor Hugo. Non quella P. Lo so, a volte ricado in errori banali. Lo so, scusate, scusate. Ah, l'unica speranza è questa Grav Zeppelin adesso che sarà probabilmente in J1 e che non potremo mai spottare perché la nostra portiera si è fatta ammazzare.
Non è possibile comunque, ragazzi. Neanche una partita con 3 kill in 3 ore. Vabbè. No! Eccolo lì. Non ho range, maledetto nerf alla Thunderer. Lo Yoshino ha più range di me ed è anche più indietro. È scandalosa sta cosa. Dai, 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 dai. No, vedo i colpi della Musashi. Dai. Dai, RNG, una volta nella vita. Bella lì. Visto? È molto semplice divertirsi su World of Warships. Basta prendere le navi giuste, che si applicano al gameplay che si deve avere in questo gioco nel 2022. Stare distanti, sparare HE e farmare. Molto semplice. Non è stato divertentissimo? Non è stato emozionante? Soprattutto è stato divertente per queste corazzate qua. Quelle che avevamo contro. Eh sì. Poveraccio questo qua con la Bismarck. World of Warships nel 2022.